We have a dream. C'è un cantautore molto particolare. Vedremo due video suoi, perché me ne era arrivato solo uno, poi ho chiesto anche quell'altro, il primo video, perché mi piace molto l'atmosfera che lui riesce a creare. Si chiama Bobo Rondelli. Buonasera, Bobo. Ciao. Ciao. Allora, aspetta, mi addrizzo, ok? Sì, perché tu non credo tu sia un grande... Sono mica buono a far queste cose. Mio padre era di Vergato, penso un po', mica no, di Bologna. No, era di Vergato. Mettiti più in centro, Bobo. Ah, associ molto bene, sì. Se, no, in centro vuol dire dall'altra parte. Ecco fatto. Un po' più in centro, sì, Bobo. Ma... Ecco, buono così. Buono così, ok. Mi vedi? Allora, ma a parte, meno mi si vede, meglio sto. Vabbè. Vergato è un paesino che nelle colline bolognesi, per andare a Porretta si passa da Vergato. Quindi quello è Vergato. Sì, e diciamo, i miei parenti sono stati anche vittime di rappresaglie, quindi... Perché? Perché la linea gotica passava di lì, cioè, poi i miei rondelli sono stati anche partigiani, perché cos'altro dovevi fare, no? Quindi ho anche cugina di babbo di 9 anni, suo cugino 19, i genitori. Mio padre lo misurò al muro, ma la scampò perché era un 87 con gli occhi azzurri. Probabilmente l'ho preso per ariano, vero? Capisci? Quindi tutto questo passato te lo porti un po' dietro. Anche nella rabbia di vivere delle cose, quando non sono giuste, ti danno fastidio, ecco. Diciamo, la musica per me è stato un modo anche per raccontarmi e raccontare anche delle ingiustizie, capisci? Almeno certo nella prima fase più giovanile. Vabbè, non voglio parlare io, sei te che mi devi fare domande. Scusami bene, però adesso se parlo in questo modo per forza, perché sono nato a Livorno, ma so anche di quel sangue là. Acci picchia, ragazzi, perché allora tu... Ah, scusami, ti dirò, tra l'altro Vasco Rossi pubblicò, io ho scritto, vedi, un libro, questo per Mondadori, che si chiama Cos'hai da guardare, no? Che sarebbe, diciamo, l'ultima frase che mi disse mio padre prima di morire fu: cos'hai da guardare? Nel senso che mi veniva da piangere e dalle sue parti non si usa abbracciarsi, capisci? Gente molto dura, visto la guerra. E quindi poi ebbi modo di far avere il disco libro a Vasco, in quanto era a Sanremo con Irene Grandi, c'era la gente. Lui poi ha pubblicato un mio capitolo che gli piaceva molto, proprio sulle storie emiliane del periodo della guerra, ecco. Allora, tu nasci figlio di partigiani, quindi ribelli, però nasci a Livorno. Livorno è una città molto... Più che partigiani, vittime di rappresaglia. Poi altri rondelli, sempre di Vergato, erano della Brigata Garibaldi, ecco, quindi capisci, sì, comunque... Nasco a Livorno perché ti dico subito, mio padre era un bellissimo uomo, fai conto, Gosling, la cugina altrettanto, sposò un ricco livornese e quindi tutti i rondelli emiliani per lavorare sono venuti qua a Livorno, capisci? Perché questa bella signora fece in modo di portarsi dietro tutti i cugini, i parenti per... Mio padre era poi muratore, capomastro poi. E quindi per caso sono venuto a Livorno, per questa storia, cioè perché c'aveva una bella cugina, sì. Però rimane il fatto che tu nasci con delle radici di ingiustizie. Poi sì. Radici di Vergato, dei partigiani, c'è cioè di ingiustizie di tuo padre che ha messo al muro. Ti dirò di più anche da parte di mamma, era di Castagneto Carducci,
lavorava bambina, era una senza terra perché senza padre, e il padrone la importunava proprio a 13 anni. L'amica fu anche violentata e queste cose me le disse prima di morire, tanto che poi ci ho scritto anche una canzone che si chiama Nara, insomma, prendendo proprio dalla storia che ho nel sangue, per urlare che certe cose proprio non si fanno, ecco, però non usando altre storie, proprio quelle di mia madre che mi ha tenuto in grembo, perché ha avuto vergogna di parlare di questo, in quanto la Chiesa di allora riteneva anche ragazzine giovani responsabili di poter erotizzare un uomo, capisci? Eh certo, ma l'abbiamo visto anche in Novecento, il padrone che va a importunare la ragazzina Certo, e poi dopo certo. si impicca perché non ce la fa più ad essere un uomo, cioè non si eccita più. Però volevo dirti una roba, uno che nasce con quelle radici emiliane così forte, va a Livorno, Livorno è una città molto dura, una città di sinistra, una città di protesta, una città fortissima Livorno in questo, eh? Devo dire che Livorno è stata anche molto fascista in realtà, poi perché c'è stata la scissione e Gramsci ha fondato proprio il Partito Comunista qui a Livorno con la scissione socialisti. Poi però c'era la famiglia Ciano, Costanzo Ciano era il braccio destro di Mussolini e Galeazzo poi il marito di Edda, quindi c'è questa ambiguità se vogliamo a Livorno. Le radici comunque sono sempre di sinistra, sì. Libertarie, non anarchiche, perché più Carrara anarchica. Carrara anarchica. Livorno, sì. Livorno però ci è stato fondato il secondo partito comunista d'Europa, ecco. Sì, però io sono curioso di sapere da uno come te cosa ne pensa della situazione attuale. Questo è un domandone. La situazione attuale è un po' troppo ora caotica, nel quanto che io ora ho il Covid, te lo dico, no? Ma non ti dico nemmeno se il vaccino l'ho fatto o non l'ho fatto. Stanno veramente un po' abusando, secondo me, di non parlare di altro, di prendersela con i Novax in modo un po' troppo pesante e comunque anche certi Novax che si arrabbiano in modo un po' troppo violento, quindi non sto né qui né là, li prendo un po' in giro tutti, però mi sembra che questo argomento ci faccia scordare che c'è gente che sta con famiglia in mutuo e si trova a casa senza lavoro, grossi guai, e quindi sto Covid alla fine io che l'ho preso non mi importa proprio niente. Il problema è che sono 2 anni che faccio fatica, diciamo, a dare gli alimenti. Ho 2 figli e sono separato. Quindi mi sono trovato nei guai economici. Questo ti dirò, mi ha portato però a sentire più vicino i racconti di quello che hanno vissuto i miei genitori. Quindi, è ancora, diciamo, tra virgolette, una miseria così accettabile, ma se andiamo avanti così, insomma, la situazione è un po' pesante. Secondo me bisognerebbe semplicemente distribuire un po' più le ricchezze, voglio dire, un po' di socialdemocrazia, ma vera. Ecco, se uno fa il chirurgo guadagna di più, ma ci vuole dignità e lavoro per tutti. Anche poi la questione degli immigrati, voglio dire, se gli mangi tutto quel che hanno in Africa e poi vengano qui per fame, non puoi dire che sono invasori e delinquenti. Cominciamo a pensare anche quante colonie ci sono in Africa da parte di belgi, olandesi, francesi, gli italiani che costruiscono le mine anti-uomo più sofisticate, insomma. Ci sarebbe anche un po' da vergognarsi alle volte, anche solo dicendo aiutiamole a casa loro. No,
Lasciamoli, le cose, le loro cose a casa loro. Magari aiutiamoli con la tecnologia, ma l'Africa potrebbe essere molto ricca. È strano perché tu parli da persona delusa in certo senso, un po' arrabbiata, eccetera, no? Poi mi fai delle canzoni dolcissime. Cioè, partiamo da Sabrina. Vabbè, allora, io venni da te una trasmissione molti anni fa. Tu venisti da me nel Sì, 1995 con l'ottavo Padiglione. e tu mi dicesti, ma con quella faccia lì, come sei venuto qui? E ti dissi, bellina la tua, e poi cantai. Devo confessarti che a Roxy Bar non si poteva portare bevande, ma noi ragazzini e timidi nascondemmo delle Ceres nella borsa, ma era un bere per vergogna, perché trovarci davanti alla televisione, sai, un po' di alcol ci avrebbe aiutato, però le portarmo di nascosto. Mi ricordo, insomma, che facevi questa campagna giustamente contro le sostanze. Io sono stato, diciamo, sono la generazione delle pere. Quindi a 17 anni mi sono trovato in mezzo, però a me la musica mi ha salvato, ecco. E questo perché, sai, era come bere un bicchiere d'acqua negli anni 80, no? Ti fai una pera, me la faccio anch'io. Era un po' anche da vigliacchi in certi ambienti non partecipare. Non ho mai venduto né fatto affari, né sono finito proprio tossico, però ho avuto a che fare. Purtroppo, e Sabrina che hai nominato è proprio la storia di questa ragazza che invece è morta di overdose. E quindi io è morta di overdose perché gli piaceva andare in India, perché c'è la caduta più dentro di me ed eravamo bambini insieme. E io ho scritto proprio questa canzone anche per togliere questi discorsi morali che si fanno quando una persona muore per overdose, ecco, capisci? Ho chiesto al fratello, che è molto contento il fatto che io l'ho ricordata così proprio dolcemente. Quindi è una canzone dolce, ma dietro c'è un racconto molto, diciamo, anche triste nel libro che ho scritto, che ti ho fatto vedere prima. Ma una curiosità, Bobo, la bambina che vediamo nel video è lei? No, no, assolutamente no. Quello è materiale video così che dei ragazzi raccolgono di vecchi film in Super 8 di famiglie livornesi. Abbiamo fatto un video così per una Sabrina immaginaria, ecco. E allora vediamo subito questo Sabrina di Bobo Rondelli dopo il suo racconto, questa storia che sembra dolce, ma in realtà dietro c'è un retrogusto molto amaro. C'è giù Sabrina con gli occhi verdi, smeraldo mare come il fondale, a far dispetti quelli ancestrali che le bambine san bene fare, e Sabrina tra tutte la migliore. Sabrina fa il giro del cielo col Volkswagen alato e lo stereo sparato al massimo. E soltanto i bambini la vedono e con gli occhi socchiusi la seguono e la salutano. Grazie.
cielo, mio batticuore, con i capelli, raggi di sole che illuminavi col tuo passare tutto il cortile. Mamma, fammi uscire per favore, sì, l'ho già finita la lezione. E Sabrina fa il giro del cielo con Volkswagen alato e lo stereo sparato al massimo. E soltanto i bambini la vedono e con gli occhi socchiusi la seguono e con lei volano. E soltanto i bambini la vedono e con gli occhi socchiusi la seguono e con lei volano. Che bella. Thanks a lot, really. You know this accent where from? The accent I'm doing right now? That's Liverpool accent, you know, because mostly I like the Beatles, nothing else than the Beatles. So to write a song, you know, is like to fart for me. You know, John Lennon speaks this way, right? Ti dicevo, no? Traducendo, io amo i Beatles, perciò fare le canzoni è sempre un atto doloroso, perché voglio morire facendo la canzone più brutta che i Beatles hanno mai fatto, però le so tutte. No, non si sente, mi sa. No. Tu hai fatto una. Tu adesso sei condannato a venirmi a trovare al Barone Rosso, a venire a far dal vivo. Ma se vuoi ci mando il figlio legittimo di Marcello Mastroianni. Vieni lui al mio posto, sai? O se no ti dico che ti mando anche il supercazzolo preutilizzato con scappellamento a destra come fosse Antani. Capito? No, ora ti racconto. Vedi. Essendo un cantante di fame internazionale, io ho fatto sempre ring e quindi ormai sono un matador. Io posso cantare, se vuoi, la versione, ma penso di essere l'unico in Italia, la versione di Polanca di My Way. The only way is way. And now, and this way, so I face. I threw it all and there was doubt. I hate it up and spit it out. I take the blows and take the shows and did it my way. Pensa se ci avessi il Covid, come la farei? Capito? Allora ragazzi, volevo... No, ti racconto. Questo mi serve per raccontarti cosa sto facendo. Cosa stai facendo? Nella miseria, non suonando, purtroppo, andate di qui, saltando di là. E io mi sono inventato tornare nelle osterie. Nel senso, lì si può, la gente mangia, tanto la gente ci va. Cena con me compreso, ovviamente un po' più di costo, di modo che io guadagno, però sono sui tavoli, capisci? Quindi improvviso, faccio le mie canzoni, faccio grandi cover e lo voglio fare proprio ogni domenica, ogni sabato, con buoni vini, buona cena del posto, perché sai cosa è successo che non mi piace? Che si considera troppo la buona cena
un buon mangiare con tutti questi chef che, francamente, ti dirò, mi hanno rotto i coglioni, cancellando, sottovalutando l'importanza della poesia, delle canzoni, della narrazione, di quello che l'anima ha bisogno, perché l'anima ha molto bisogno di questo nutrimento. E invece tutti a guardare pietanze. Ora, siccome la gente per le pietanze si muove più facilmente, ho pensato proprio musica all'osteria. Il titolo di questa idea sarà Osteria del tempo perso, tratta dalle parole del grande Stefano Rosso, che secondo me era assoluto, ma purtroppo non conosciuto ai più, no? Quindi è un modo anche per non lamentarci, ma ricominciare a suonare proprio anche con la bellezza di avere le persone sotto gli occhi, capito? Improvvisando, sai, cominci ad avere 60 anni, vedi, nel ring a cazzotti sono vecchio, ma per andare in scena sono esperto, ecco. Tutto lì. Volevo, no, Quindi aspetta, scusa Bobo, volevo se soltanto dirvi una cosa. Allora, Bobo Rondelli, un po' di roba l'ha usata, l'ha detto lui prima quando era giovane, ma io credo che come Obelix, vedete, eccolo qua, come Obelix lui ci sia caduto da piccolo nella pozione magica. aspetta, mi metto gli occhiali, sai, perché per motivi personali che non posso dire alla vista, come Obelix. Sai che Obelix, lui voleva la pozione magica, non gliela davano mai perché c'era caduto da piccolo e non ne aveva bisogno. Mi sa che Ah, tu ci sei, mi sa che tu ci sei caduto da piccolo, eh? sì, no, ma era la generazione mia, capisci? Io penso che proprio fece politicamente sostituirono l'hashish con l'eroina, capisci? Anche per distruggere una generazione e con le BR. Io penso questo, ecco. E io avevo 17 anni. Avevo 17 anni, Bobo, certo. fermati un attimo. Ma no, non me ne vanto, però ho sempre detto ai giovani che sono stato una testa di cazzo, certo. Certo, no, no, ma fermati un attimo, hai perfettamente ragione perché Nicky Hopkins, che era il pianista più bravo della fine anni 60, lo volevano anche i Rolling Stones, al Sì. suonatore, venne da me e mi disse che Woodstock fu un esperimento della CIA per distribuire droga libera e vedere come riuscivano a distruggere una generazione che non avrebbero recuperato. Però, Certo. al di là di quello, Bob, adesso io già ti invito dal vivo perché non vedo l'ora di averti dal vivo da me, ok? Sta buono con la chitarra che non si sente bene, voglio che tu la faccia qui perché ho già visto che te ho già visto l'occhio malandrino, hai capito? Cosa stai facendo? Should I said she wanted me. È una frase bellissima perché dice: io c'avevo una ragazza, o forse dovrei dire che lei aveva me. Mi è sempre piaciuta. Senti, allora mi racconti Cuore libero? Senti, però, vedi, No, ecco, allora queste non no, 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 domande. fermati, fermati, non raccontarmi un cazzo. Va bene? Sai cosa? È noioso fare dischi, cantare. Allora, ti posso dire che l'ho registrato in pandemia in casa, con due soldi, pochi strumenti, con l'idea di suonare l'estate in piccoli posti. Sai, a volte la musica si fa di conseguenza ad un periodo economico, capisci? Per esempio, ti faccio un esempio. I cantanti, quando non c'erano grosse amplificazioni, urlavano. Con l'amplificazione ora sono più soffusi, no? Cioè, i Beatles cantano altissimi perché cantavano su amplificatori bassi, da basso, Vox, negli stadi, non c'erano impianti, no? Celentano sparava perché non c'era l'impianto. Poi dopo, con la tecnologia, la musica è cambiata. Questo era per dire anche, fai un disco in base
alla possibilità che avrai di suonarlo dal vivo. Quindi ho fatto un disco minimale, diciamo, come hai detto prima, dolce, perché in realtà poi non è che io abbia tutta sta rabbia, ti dirò. Ho un po', diciamo, mi piace più guardare documentari o film molto belli, piuttosto che discussioni infinite alla televisione, oppure sempre notizie anche che danno di cose stupide, tipo quel cretino, diciamo, si può dire, che ha palpato il sedere alla ragazza. Ne hanno parlato 4 giorni. Mi sembrano anche notizie di depistaggio devianti perché la gente possa pensare con la sua testa. È una caccia al mostro, a un disgraziato. Cioè a uno rimasto bambino a fare quella roba lì, perché bambini si faceva, capisci, ai mercati. Cioè era una cosa che i genitori quasi ci insegnavano, no? Però farlo passare come cosa gravissima, vorrei che il Vaticano diciamo, tirasse fuori più quegli brutti scheletri da loro armati. Allora, salutando Bobo Rondelli e aspettandolo dal vivo da me, io vi faccio vedere questo cuore libero, che è un video, visto che lo racconto meglio io di lui, perché lui altrimenti chissà cosa mi va a parlare se gli racconto, se gli chiedo di raccontare, va chissà in quale mondi. Dimmi. Scusa Ronnie, ti è piaciuto davvero o così? Dai, io non so capire, Bobo, non saresti se no qui. non mi chiamavi. No, è Ah, bravo. vabbè, Hai capito? No, non solo, ma ho capito. dovevo mandare solo Cuore Libero, ma poi dopo ho visto il video di Sabrina su YouTube e ho chiesto stasera a Bruno Lacorte di mandarmi immediatamente anche il video di Sabrina, che non era previsto, perché ho ritenuto che fosse spettacolare. Quindi, allora. Volevo farti un complimento, mi sei molto piaciuto quando hai parlato non bene dei Queen per quella storia che andarono a suonare in Africa. Hai Ma sai, detto cose molto giuste, no, molto giuste. sai, io credo che fare lì, e qui rispondo anche a quello che mi hai chiesto prima tu, se mi è piaciuto davvero o no. Io non chiamo tutte le persone se sono famose, solo se sono famose nei miei programmi, e non vado a intervistare le persone perché sono famose. Per me l'intervista è come fare l'amore, devo stimare la persona che intervisto. Quindi io non potevo fare l'intervista a Freddie Mercury perché non lo stimavo. Anche se come. Diciamo però che è un amore platonico, eh? Amore platonico. Sì, no, Va certo, amore platonico. bene. No, però attenzione, Freddie Mercury come performance strepitoso, visto i Queen dal vivo negli anni 70, però umanamente non impazzivo, ecco, tutto qui. No, a parte anche musicalmente, io preferisco gli Who, The Who. Beh, allora Gli Who. preferisco gli U, poi Jimi Hendrix, tantissimi altri, ma i Sì, Queen, insomma, appunto, i sì. Queen erano un I po'. Queen a volte, sai, cosa difettano? Che sembra un po' quel melodramma anche italiano, capito? Quel gioco dell'opera, Sì, capisci? Che a me l'opera ecco, vedi, non mi io entusiasma. hai capito quello che dicevo, volevo presentare Cuore Libero e lui Sì. mi ha portato a parlare dei Queen, cioè per dire che non gli chiedo più No, niente. perdona, vabbè, No, dai, no, va bene, no, no, per presenta dire, Cuore Libri, Cuore Libero. scusami. Cuore Libero è una canzone di Bobo Rondelli, dolcissima, dolcissima anche se un po' amara, perché lui è in mezzo alla natura, guarda il cielo e probabilmente è una canzone per esorcizzare quello che stava vivendo con una pandemia. E quindi, secondo me, questo è il desiderio che noi abbiamo di tornare alla natura, che è un desiderio che hanno tanti, un po' quello che avevano gli hippies, che volevano tornare alla natura, a coltivare. Ecco, questa cosa qui. Poi non so se è così, ma non me ne frega niente, perché nel momento No, che. è esattamente così, è quello che sentivo, perché nella pandemia io mi piaceva il cielo senza, sai quando eravamo tutti in casa, non c'erano aeroplani, un uccellino mi venne sul terrazzo, però mi mancava il verde, ho capito l'importanza di un bosco, ho capito l'importanza di un albero, che è così grosso, potente.
E proprio ti dà vita invece di spaccarti la macchina con i suoi rami. E se gli fai la pipì contro non ti dice nemmeno nulla. Pensa un po'. Grazie a Bobo Rondelli, spero di vederlo presto dal vivo da me. Questo è un spettacolare cuore libero. Ciao Bobo. Ciao, ciao, grazie davvero a te, ciao Re, ciao. Disteso mi regalo questo cielo azzurro su, liberando i miei pensieri che non sento più. Sguscio fuori dal mio corpo con il cuore libero. Animale sazio e nulla più, desidero oramai cancellati tutti i debiti nel grande cielo blu. La terra non mi prendo più, volo in aria verso il cielo con il cuore libero, animale sazio e nulla più, desidero dal mondo ormai. E folti boschi qui dall'alto vedo giù, la bellezza è del morire, non mi importa più. Sarò in aria col mio viaggio finalmente libero. Fantastico Bobo Rondelli con Cuore Libero, davvero. Ma poi che personaggio è? È pazzesco.